quali sono, secondo lei, Assessore, le utilità che potrebbe avere un ente come la Regione Abruzzo con l'utilizzo per i cittadini abruzzesi della moneta Abrex? Sicuramente è un'iniziativa, quella dell'Abrex, che a tutto campo colpisce la mia delega, in quanto non è solo un discorso nell'ambito sociale, ma sicuramente è un discorso nell'ambito lavorativo e produttivo in generale. Si incastra in quelle che sono le idee che abbiamo da mettere in campo come nuova amministrazione regionale. Si parla soprattutto di terzo settore, un settore che ha bisogno, diciamo, di un aiuto pubblico e privato. È un settore dove sicuramente le risorse scarseggiano e quindi c'è bisogno di un supporto che possa essere, ecco, questo circuito nuovo che valorizza le capacità della persona, della piccola azienda, di poter creare lavoro, di poter creare servizio e poter quindi far rientrare il tutto in una logica di baratto o comunque, insomma, di supporto fra realtà in logica mutualistica. Abrex può aiutarle a continuare a sostenere, a portare avanti quei progetti che tutti i giorni queste, le aziende che lavorano nell'ambito del sociale devono sviluppare. Quindi Abrex è uno strumento che permette all'azienda di non fermarsi, di continuare a lavorare e a dare quei servizi di utilità pubblica e sociale che normalmente danno. Siamo uno strumento in più a disposizione delle aziende. Il Comune dell'Aquila ha lanciato un bando al quale la nostra azienda ha risposto e ha patrocinato un'iniziativa che si chiama Compra Aquilano, ovvero lanceremo questa moneta abruzzese, che poi in realtà non è una moneta ma è uno strumento di pagamento a disposizione delle aziende, per rivitalizzare quella che è l'economia di un territorio locale che va man mano magari morendo o scomparendo.